Un buon inizio di stagione invernale all'Aquila sul Gran Sasso lo scorso 8 dicembre, quando è stata aperta per l'Immacolata la stazione sciistica che ha fatto registrare ben 700 passaggi. La pioggia che cade anche oggi però ha portato via la neve, per cui si attende la migliore condizione per poter continuare a sciare in quota e riaprire. A maggio intanto, dopo la tappa del Giro d'Italia, partiranno i lavori di ristrutturazione dell'albergo. Quelli minimi già sono iniziati, ma è stata delimitata la zona cantiere, così da rendere fruibile la stazione. Per quanto riguarda i comprensori delle Tre Nevi, si attende l'apertura della stazione di Campo Felice, mentre per quel che riguarda Ovindoli, sino a domenica è aperta solo la telecabina Le Fosse per il solo arroccamento pedonale, più vari rifugi in quota, in attesa di dare l'avvio alla stagione sulle piste Ovindoli in Montemagnola. A Campo Felice tutto era pronto, conferma il direttore della stazione, ma purtroppo le condizioni meteo hanno determinato lo slittamento dell'apertura. Si spera però che arrivi la grande attesa, la neve. Purtroppo le condizioni atmosferiche sono peggiorate notevolmente tra ieri e oggi. Noi avevamo preparato alcune piste per cercare di fare una buona apertura nel ponte dell'Immacolata, ma le condizioni atmosferiche pessime ci hanno costretti a stare fermi. Avevamo preparato col nostro impianto di innevamento artificiale due piste abbastanza bene, però poi abbiamo dovuto per forza di cose fermarci, visto che continua a piovere, vento forte e pioggia. Speriamo nella neve naturale, speriamo che venga presto la neve naturale. In mancanza di neve naturale accenderemo i nostri cannoni. Quest'anno l'abbiamo anche potenziato, abbiamo potenziato notevolmente l'impianto di allenamento con cannoni di ultima generazione, pertanto abbiamo la speranza e la fiducia di poter ripreparare il tutto per le feste di Natale. Certo, la stagione già era un po' condizionata al caro energia, al caro prezzi dell'energia elettrica. La società aveva deciso comunque di aprire e comunque di mettere in funzione tutta quanta la stazione, pertanto aspettiamo che venga la neve naturale o la neve artificiale e noi saremo pronti per la stagione 2022-2023 appena le condizioni ce lo permettono.